No, il gol preso io sono, diciamo, mi esento parzialmente dalle responsabilità, in quanto c'è stata una deviazione fortuita di Zane che purtroppo mi ha completamente messo fuori tempo e non sono riuscito a intervenire sul traversone. Certo, sta di fatto che c'è il rammarico di aver preso gol anche oggi, però adesso guardiamo avanti. Invece nel primo tempo sui marchigiani presa, No, presa. no, nel primo tempo, diciamo, ci sono state due occasioni abbastanza nitide per loro. Sono abbastanza soddisfatto di aver, diciamo, parato. Anche se diciamo c'è stata anche una complicità dell'attaccante che non è riuscito ad angolare ottimamente il pallone, però sono contento di aver intercettato tutti e due i tiri. Posizione di osservatore privilegiato alle spalle di tutti, la squadra un po' arretrata dopo il pareggio, oppure solo la sensazione? No, la squadra, diciamo, ha retto molto bene al primo tempo, dove abbiamo cercato di imporre il nostro gioco e di spingere, soprattutto sulle fasce. Al secondo tempo, invece, è venuta fuori anche la qualità degli avversari, che comunque, erano un bel gruppo ed erano abbastanza, cioè, anzi, togliamo abbastanza ed erano molto preparati e sono riusciti anche a metterci in difficoltà in 3-4 occasioni al secondo tempo. Noi siamo stati bravi a non mollare mai e a tirare fuori una prestazione di carattere. No, io ne avevo parlato anche col mister, a Waldo non riuscì a intercettarla, però sapevamo che i loro battitori di cioè di calci da fermo tendevano a diciamo, alzare la palla sopra la barriera e per fortuna nostra non hanno inquadrato lo specchio della porta. No, l'esperienza di Viareggio è stata una bella esperienza, ogni esperienza di questo tipo ti lascia qualcosa dentro, c'è stata da parte mia la felicità di cioè di aver fatto parte di quel gruppo anche se rimane il forte rammarico di non aver disputato neanche una gara, però ora questa avventura è archiviata e bisogna pensare assolutamente a queste altre due partite che diventano fondamentali, soprattutto anche per il risultato che il Poggi Bonsi ha conseguito a Bastia. Ancora, cioè, è molto pressante la serie di risultati che il Poggi Bonsi sta conseguendo, anche per il fatto che è una squadra molto tosta che difficilmente esce sconfitta da un terreno di gioco. Per il momento sono loro gli avversari da temere, però comunque ci sono anche una serie di altre squadre che non sono assolutamente da meno e che anzi sono sicuro che lotteranno fino in fondo per cercare di farci uno sgambetto. No, assolutamente no, infatti bisogna spingere al massimo e dare tutto quello che abbiamo in queste due partite perché, come ho già detto, il risultato che il Poggi Bonsi ha fatto a Bastia ci potrebbe favorire se noi riusciamo a giocare e a imporci su entrambi i campi. Una partita dura, di carattere, qualcuno di noi ha anche letto qualche commento sui social network di qualche giocatore da Collegiana che definisce la partita contro di noi la partita della vita e di questo noi siamo soltanto che diciamo lusingati per il fatto di essere considerati l'avversario da battere. Sicuramente a Collegiana non ci perdonerà neanche un centimetro e quindi dovremmo assolutamente cercare di uscire vincitori da quel campo. No, non cambia assolutamente niente, cambia semmai la data in cui questo scontro si svolge, perché noi siamo poco abituati agli incontri infrasettimanali, però non è assolutamente una scusante e anzi non vediamo l'ora di scendere nuovamente in campo.